del convento di Donato con loro. Ciao ragazzi! Ciao! Sì! Che storia! Ma state qui per festeggiare una di voi, vero? Sì! Paola! 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 E chi è Paola? Non se l'ha riconosciuto, c'è un segnale distintivo che esatto spiega a tutti perché è lei la Paola, ecco. Ce l'ha proprio stampato dritto in testa, pronto proprio. Lei va in giro per Pontevico così dalla mattina, giusto? Sempre, sempre. Bravo, sì, bravo. È proprio distintivo. Ok, allora mi presenti le tue amiche al microfono. E Roberto non c'è! E Roberto non c'è! E Roberto stasera dov'è? Allora le mie amiche sono Giulia, Franci, Andrea, Magda, Diletta, Laura, Fede, Sara, Sara, Silvia, Elisa, Diletta, Maddalena. Perfetto, le conosce tutte! Questa storia qua, Roberto, Firenze, c'è qualcosa? Allora, Firenze è stato proprio l'inizio di questa mia situazione frontale, quindi del perché ho scelto di avere questa cosa per sempre, per la vita con me. E a Firenze mi ha chiesto di sposarlo, io ho accettato e tra due settimane saremo all'altare. E la chicca è che domani sera Roberto sarà qui con i suoi amici. Domani sera! Quindi attenzione! Lo teniamo d'occhio noi, vai tranquilla, vai tranquilla. Quindi gli chiederò anche a noi le stesse cose, eh? Firenze, verrà anche lui qualcosa in testa? Spero di no! Spero di no! Anche lui ha fatto il frontale! Anche lui è un frontale ma diverso! A Firenze, quindi avrà qualcos'altro! Bravissimo, bravissimo, sì! Chissà mai cosa avrà in testa il nostro Roberto, eh! Ragazzi, di cosa è appassionato Roberto? Paola! Anche di un particolare della Paola, no? Vabbè, ma non entriamo nel profondo. Nell'intimo no. Quindi lui te l'ha chiesto a Firenze. Me l'ha chiesto a Firenze, sì, sì, sì. Ma in sì. Che modo? Cioè. È a piazzale Michelangelo con un anello. Così. Che è questo? L'ha lanciato? No, me l'ha dato in mano e io l'ho preso immediatamente, ho accettato. Attenzione, è incredibile, dopo il frontale gliel'ha dato in mano. Esatto, perché... l'ho preso subito, esatto. Cosa, sì, sì, sì. Romanticone Roberto. Un romanticone Roby, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Nell'intimità come lo chiami? Roby. Roby. Oppure Big, anche Big. Big è una. È il suo. Sì, è un sarà un caso, ecco. Sarà un caso, ragazzi. Casualmente Big, ecco. Io ve lo dico. E quando siete nelle dita, intervento delle amiche e cantano. E Roberto non c'è! E Roberto non c'è! E Roberto stasera non c'è! Bello, mi piace perché c'è lei che fa partire tutti i cuori. Così, bellissimo, immagino voi nell'intimità lì così che e di punto poi... che salta fuori. Di solito è Francesca che si intromette nei loro momenti romantici. Ah, esatto. Lei era sì. Fai parte del cast, eh? Fai parte del cast. Da chi? No, ma proprio. È una cosa, Pontevico è originale, Pontevico, sì, molto, sì, sì, sì. Vabbè, bellissimo, cioè. Le ragazze non lo sapevano di questa cosa. Vabbè. Noi sappiamo tutto, lo documentiamo. Perfetto, una bella pubblicità, signore e signori di Lidl Pontevico. Perfetto. Ecco, una ridente località nella pasta bresciana. La specialità di Lidl Pontevico. Il triangolo. Il triangolo. Perfetto. Ecco. Per gli amanti del triangolo venite a Pontevico. Verranno un sacco di geometri, architetti. Bravo, bravissimo, bravissimo. Immaginavo. Bravissimo. Sicuramente. Ingegneri. Va bene. Ingegneri. Ecco, ma soprattutto verranno per sentirvi cantare perché vedranno la vostra esibizione e dopo verranno in piazza a vedervi cantare. Perfetto, proprio. Perfetto. Ok, siete cariche ragazze? Sì! E allora tu, Paola, e la tua band, fateci sognare, eh? Soltanto coraggio, una musica che è speranza, una musica che è pazienza.
amica lì a fare il coro per la prima volta, ha usurpato il trono della corista. Gli è arrivato il lavoro, eh. Brave ragazze, comunque, bravissime. Mi siete piaciuti un sacco. Aspettate però, adesso dobbiamo abbracciare la nostra Paola. L'abbracciamo, ragazze, pronte per il finale del video. Partiamo dal basso così. Perché la nostra Paola, sì!